In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente lo disponibile stesso su Parallelo 42 Platone su. che nel Te Teto ci descrive la figura del filosofo e ce la descrive con un'immagine secondo me bellissima e ci dice testualmente che se si tratta di svolgere delle funzioni servili oppure secondarie, come per esempio il preparare un bagaglio, il filosofo potrà sembrare maldestro o impacciato. Ma poi il filosofo lui dice è anche l'unico che può gettarsi sulla destra il mantello, come si addice a persona libera. Una fase storica come quella di oggi, nella quale siamo circondati tutti di cose utili, cioè di cose che si esauriscono, che hanno un significato solo nel consumo. Ecco, io credo che potersi riferire a qualcosa che tra virgolette è inutile, può avere un valore molto importante, proprio perché la filosofia non si lascia catturare dalle regole inflessibili del mercato. La filosofia rende liberi e sottolinea proprio la libertà interiore. Lo filosofo non è uno schiavo di convenzioni o di esigenze materiali, ma è colui che è in grado di agire in modo indipendente e in questo modo quindi offre una libertà che va oltre le limitazioni esterne, oltre le utilità materiali e pratiche e quindi contribuisce alla formazione di individui pensanti, come diceva lei, e In fisica, un consapevoli. corpo in equilibrio è instabile quando, scostando di poco la sua posizione di equilibrio, tende ad allontanarsi ancora di più. Questo accade quando si trova in una condizione di massima energia potenziale. Del resto, una teoria scientifica è vera fino a quando una nuova teoria, supportata da risultati sperimentali, non dimostra la sua relatività ed ogni rottura degli equilibri Beh, raggiunti certo, segna un la passo teoria avanti. disequilibrante nasce proprio da questo tentativo da parte di una generazione di artisti che a metà degli anni 60 hanno sentito il bisogno di lavorare per la società. Cioè, gli artisti spesso sono persone egoiste che lavorano dentro se stessi e quindi negli anni, a metà degli anni 60 la società si stava trasformando radicalmente. E anche molti artisti hanno capito che poteva esserci un ruolo, che era quello che noi addirittura non ci facevamo più chiamare nemmeno artisti, ma operatori estetici, che è una definizione orrida, ma per dire che noi lavoravamo per la società, costruivamo oggetti, strumenti, azioni per far prendere coscienza da parte della società dei problemi, delle scorie che si portava addosso. E quindi di quelle cose che bisognava liberare. Quindi il sistema disequilibrante è appunto un sistema teorico, ma anche poi pratico, perché è fatto poi di tante mostre, installazioni, cose varie, che appunto è un sistema che cercava di rompere questo equilibrio, cioè rompere le posizioni raggiunte in quel momento e consolidate, che invece dovevano essere tutte smantellate. Ebbene, questo è stato il momento, diciamo, interessante che mi ha impegnato, però mi impegna ancora ad oggi, perché sa, le rivoluzioni non si fanno a 20 anni per poco tempo, in un momento di euforia e di entusiasmo sociale come quella della fine degli anni 60. La rivoluzione si fa sempre. Ebbene, questo è stato il momento, diciamo, interessante che mi ha impegnato, però mi impegna ancora ad oggi, perché sa, le rivoluzioni non si fanno a 20 anni per poco tempo, in un momento di euforia e di entusiasmo sociale come quella della fine degli anni 60. La rivoluzione si Al fa pensiero sempre. libero e creativo, veramente non è più. Lei ha raccontato una cosa bellissima, negli anni 60, 70 c'era la consapevolezza sociale dell'arte e mi pare che questa oggi No, perché scarseggi. oggi gli artisti hanno come unico grande scopo quello di entrare nel sistema dell'arte, che è un'attività Del mercato. faticosissima, molto impegnativa, bisogna lavorare a un livello internazionale molto ampio.
proprio essere una delle più fortemente disponibili al sistema. Noam Non a caso Chomsky, questo ha portato Chi sono i padroni del mondo, racconta con puntuali documentazioni di ministri di guerra statunitense che parlano dell'estirpazione di tutti gli indiani presenti nel più popoloso, nelle aree più popolose dell'Unione. La disumanità produce disumanità e nient'altro, dice Scholbes Palof. Avere, perché tutti vogliamo avere, il problema è di avere di più. Avere di più di ciò che è, appunto, ci spetta. Questo è un altro termine greco bellissimo, pleonexia, rappresenta proprio l'avidità, l'ambizione eccessiva, qualche eccessiva di ricchezza, di potere, di risorse, che porta, ahimè, alla mancanza di tolleranza e alla mancanza di rispetto. Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.